Ben ritrovati ragazzi, a tutti piace il tetto panoramico. È un optional che pochi hanno in Italia, ma la cultura del tetto panoramico è molto sentita nei paesi dell'est. Dalla Germania provengono tantissime auto con il tetto panoramico. Non a caso è un optional molto costoso. Ad ogni modo, il tetto panoramico ha bisogno di manutenzioni. E sì ragazzi, proprio qui dove scorre il binario, deve essere lubrificato, ma non soltanto ragazzi, anche le guarnizioni del vetro vanno trattate. Polvere e sporco possono rendere la chiusura del tetto panoramico un vero calvario. E sì ragazzi, perché se incontra difficoltà a chiudersi, basta un minimo ostacolo e il tettuccio si riapre. Quindi se c'è dello sporco in questo binario, ok, trova resistenza, il vetro ovviamente si riapre. Quindi è consigliabile fare a fine anno o d'ogni anno una manutenzione completa del tettuccio o affidarsi ad un concessionario Audi dove seguiranno esattamente il lavoro come previsto da scheda tecnica, oppure lo fate voi seguendo delle semplici mosse. Ovviamente ragazzi vi ricordo che il tettuccio, come l'altra volta, potrebbe essere affetto dalla problematica della rottura o della frattura in questo punto qui o anche in questo punto qui, anche dall'altra parte è chiaro, della cornice in plastica, questa qui, rompendosi ovviamente quando piove l'acqua si infiltra qua dentro e poi ce la ritroviamo qui in questa posizione qui, oppure dall'altra parte da questa parte qui che scende lungo il montante e poi va a finire nel vanopiedi, insomma in questa zona qui. Ragazzi, il problema della cornice in plastica che si rompe non è un problema isolato, ci sono centinaia di casi, ma non soltanto dell'Audi A3 8V, ma anche del gruppo VAG, che riguarda anche la Golf, la Seat, perché ovviamente i pezzi sono uguali, la casa è quella, il gruppo VAG, e quindi i prodotti sono quelli. C'è proprio un difetto strutturale di progettazione proprio del tettuccio, perché non segue le torsioni della macchina e quindi man mano che la macchina prende avvallamenti o buche, il tettuccio non si comporta nella stessa maniera e quindi si frattura nelle zone critiche. Ma adesso ragazzi vediamo nel dettaglio i prodotti che si devono utilizzare, quindi ve li lascio in descrizione, e il tipo di lavoro da fare. Ragazzi, con l'utilizzo di un panno e di un prodotto sgrassante non aggressivo andremo a pulire all'interno delle guide, qui dentro, ok? Eventualmente se c'è grasso, cioè se c'è polvere, se ci sono residui, vanno aspirati prima in questa guida qui, ovviamente anche dall'altra parte, è chiaro, perché la guida del tettuccio entra qua dentro, in questa, diciamo, in questa feritoia, qui e qui dentro. Quindi questa parte qui, questa qui, non viene ovviamente toccata, ok? Questa parte qui non viene toccata, ma soltanto qui dentro, ok? Come si può vedere, e qui, ok? Quindi con un prodotto sgrassante ma non aggressivo andremo a pulire all'interno delle guide tutto qui e tutto qui, ok? Per benino. Una volta fatto questo, con un pennellino e il prodotto che lascio in descrizione, previsto dalla casa madre, andremo a intingere, ok, e passarlo solo nelle guide, ok? Questa guida qui e questa guida qui. Bene, lo spalmiamo per bene anche in questa guida. Ovviamente poi portiamo il tettuccio un pochino avanti per andare anche da questa parte. Quindi ragazzi, come vedete, l'abbiamo quasi chiuso. Entriamo dentro. Da dentro avremo questa situazione qui, quindi all'interno della guida, qui, dovremo far entrare il nostro pennellino, questa qui, eccola qui, e anche da questa parte. Nella parte interna dobbiamo ingrassare questa guida qui, ok? Io quindi ho già proceduto a ingrassarla, questa qui, eccola qui, ovviamente ragazzi anche dall'altra parte. La prima cosa, come sempre ragazzi, è pulire tutto attorno per bene, quindi tutto il contorno, ok, rettangolo che comprende il vetro, eventualmente sempre sgrassarlo se ha vecchio materiale o vecchio grasso che c'era,
Poi passiamo anche nella parte anteriore, pulizia, e tutta questa gomma qui, ok? Quindi spostiamo il vetro e iniziamo a pulire, perché qui verrà adoperato un grasso differente. Ecco qui il grasso differente, lo andiamo a mettere nella guarnizione posteriore e sulla guarnizione sia anteriore qui e sia tutto attorno qui, questa guarnizione. Questo è un grasso che mantiene le guarnizioni morbide e diciamo lubrificate. Ecco ragazzi, pennello, il grasso lo andiamo a mettere nella parte posteriore e nella parte anteriore, ok? Dove diciamo questa gomma fa chiusura con questa parte qui, quindi andremo a spalmare qui, oppure ci mettiamo anche un guanto e con il dito lo spalmiamo per benino, ok? In questa guarnizione qui. Ovviamente io arriverò fino a metà macchina dall'altra parte, ovviamente farò di conseguenza. Apriamo tutto il vetro. Lo mettiamo anche in questa guarnizione laterale, ok? Solo nella parte superiore dove va a contatto il vetro. Ecco qui ragazzi cosa intendo. Guardate qui, questa parte qui, che va a contatto proprio con il vetro, ok? Fa proprio chiusura così, tac, e si appoggia. Guardate la parte trattata da quella non trattata, ecco la differenza. Ovviamente poi andrò dall'altra parte, pulirò e farò la stessa cosa. Per quanto riguarda la parte che sta sotto al vetro, sempre con il pennello, andiamo e lo mettiamo così, ok? È un po' più complicato, però ragazzi, ce la si fa. Poi col solito dito cerchiamo di spalmare per bene, mentre nella parte posteriore possiamo mettere in maniera tilt, quindi a deflettore, il tettuccio e andare qui sotto e continuare il lavoro, ok? Quindi fino a metà macchina e poi l'altra metà la farò dall'altra parte. Ragazzi, non dimentichiamoci che qui, quindi in questo angolo, in quest'altro angolo e dall'altra parte ci sono i tubi di scarico dell'acqua. Quindi questi vanno scovolati e soffiati con un'aria non ad alta pressione, altrimenti il tubo che sta dentro potrebbe eventualmente scollegarsi, creare un disastro. Quindi sarebbe opportuno utilizzare anche un cavo elettrico. Ecco, un cavo elettrico in questa maniera qui, quindi andare e ficcarlo dentro. Ok ragazzi, cioè verificare che sia tutto libero. Quello posteriore, ragazzi, si trova invece da questa parte qui, ok? Quindi si accede da questa parte qui e quindi si ficca qui dentro e si spinge piano piano per liberare. Il tubo di scarico nella parte posteriore si trova proprio qui sotto, guardate, qui, eccolo qui. Possiamo mettere anche un po' di acqua e provare, ecco qui, sta già scendendo da questa parte qui. Come si vede è scesa da questa parte qui, è tutto bagnato qua. Ecco qua, tutto bagnato. Ora proviamo la parte posteriore. Ecco qui, come avete visto, abbiamo fatto anche la prova nella parte posteriore. Tutto libero. Quindi ragazzi, abbiamo fatto pulizia delle guide, ingrassato le guide, ingrassato tutti i punti, ingrassato e pulito le guarnizioni di chiusura. Adesso facciamo una o due volte avanti e dietro con il tettuccio in maniera che il grasso che ci sta, quella pellicola, si sparge perfettamente e omogeneamente. Non si sentono rumori assoluti. Ed ecco qui, perfetto, abbiamo completato la nostra pulizia e manutenzione del nostro tettuccio elettrico.
Quindi, se anche tu hai un'auto col tettuccio elettrico del gruppo VAG, che sia Audi, che sia Seat, che sia Skoda, che sia altra marca del gruppo VAG, la manutenzione è così. Ovviamente in descrizione troverete la guida completa in italiano, dove troverete anche i materiali da utilizzare, che poi alla fine sono i due grassi. I pennelli è facile trovarli, così come un detergente non aggressivo, basterebbe anche uno Chantecler. Quindi, come sempre, io ti ringrazio della visualizzazione, ti ringrazio anche dell'iscrizione se il video ti è piaciuto, e noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao ragazzi!